Siamo qui in piazza Santa Giulia con Angelo Dorsi, capolista di Unione Popolare. Dorsi, un programma di buonsenso. Fare gli interessi delle classi meno abbienti vuol dire fare gli interessi di tutti. Inflazione all'8% a livello degli anni 80, ma negli anni 80 i salari crescevano, adesso sono fermi e sono i più bassi d'Europa. Un'inflazione ovviamente favorita anche dalla guerra. Sì, io credo davvero che fare gli interessi delle classi deprivilegiate significhi fare gli interessi della collettività. Perché, per esempio, appunto, come diceva lei, i nostri salari sono i più bassi d'Europa e hanno subito un trend in discesa. Questo trend non solo va fermato, ma va invertito. Se noi diamo più possibilità economiche a quelle classi che sono la maggioranza della popolazione, vuol dire che tu attivi un volano per l'economia che riesce a rimettere in moto tanti settori, quelli che sono stati anche durissimamente provati dalla pandemia, che è stata una mazzata tremenda, e a questa poi è seguita quasi senza soluzione di continuità l'effetto perverso, il boomerang delle sanzioni alla Russia. Ci sono già più di 30.000 imprese che hanno annunciato la chiusura in seguito alle sanzioni. Ora, ancora alla fine di maggio, Mario Draghi ha dichiarato pubblicamente, nero su bianco, che le sanzioni stavano funzionando perfettamente e che nessun effetto negativo ricadeva sull'economia italiana. Era una menzogna clamorosa. Noi abbiamo proprio constatato e stiamo constatando. Allora, io ora sto parlando non solo per gli operai, i pensionati, quelli che guadagnano la pensione, ricevono la pensione sociale, o gli operai che hanno uno stipendio da 1.200 euro al mese. Sto parlando anche per quei piccoli imprenditori che saranno costretti a chiudere dall'effetto delle sanzioni. E questo è pazzesco. Quindi noi semplicemente da questo punto di vista stiamo dicendo delle cose di buon senso che possono andare nell'interesse di tutti, naturalmente. Quindi lei ha detto basta sinistra di testimonianza. Quindi la sfida è convincere che si possano fare davvero, una volta arrivati al governo, delle politiche di equità sociale? Io credo di sì, perché appunto io ho citato prima nel mio intervento Luigi Einaudi, che sosteneva proprio questo. Luigi Einaudi certamente non era un bolscevico, era un anticomunista, liberale conservatore, che però diceva che una società funziona ed è una società giusta se ha un sistema fiscale equo. Addirittura lui proponeva di abolire la tassazione indiretta, le imposte indirette, che era, se vogliamo, un sogno, ma una cosa che sarebbe ti dà l'idea di cosa voglia dire una giustizia fiscale. Ecco, noi non possiamo certo accettare l'idea folle della flat tax, per cui tutti quanti pagano nella stessa misura, che sia il 15, il 20 o il 25%. La tassazione, come ricorda la nostra Costituzione, deve essere progressiva, cioè in base al reddito, naturalmente, ma deve essere anche un fisco giusto, capace di dialogare con i cittadini, e non deve porsi come un sopra i cittadini. Questo è anche un problema, però abbiamo bisogno di questo. E quindi, se si attua un sistema fiscale equo, è quasi automatico che si possano trovare risorse per fare tutte le cose che sono necessarie a far funzionare la società, dalla scuola alla sanità, per esempio, che sono i due settori che mi stanno più a cuore. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi.